dall'altare di quella cappella le guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'han dipitturata. Ora è il simbolo di ogni passante che passa di là. Madonnina dei riccioli d'oro, stai pregando su dimmi perché. Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra cielo e la neve. Ma il tepore della primavera, circondata di fiori sei tu. Filo diretto col paradiso, non hai malati un conforto, un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Sono passata un mattino d'autunno sul verde sentiero. La Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. Nella nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. È un viandante che passa davanti, pregarti uno un po'. Madonnina dei riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi. Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra cielo e la neve. Al tepore della primavera, circondata dai fiori sei così. Io diretto col paradiso, che scuda non hai malati un conforto e un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Pastorello e pittore di un tempo, c'è un urgente bisogno di voi. La Madonna dei riccioli d'oro, ritornata a fare per noi. Filo diretto col paradiso, non hai malati un conforto e un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Siamo cristiani e siamo figli tuoi. Bonsoir. Eccoci qua, ciao Davide. Bentornati, ciao Simo, bentornati a tutti. Questo nuovo appuntamento di Finestra sull'Alta Valle. Ci sei Simo? Paura, ti faccio gli scherzi, no? Perché tu hai sempre paura che io mi frizzo, mi blocco. Ti friso. Sì, ci sono assolutamente. Puntata numero 10. 10. Numero tondo. Ah, ecco, prima che me ne dimentichi, che lo volevo dire già l'altra volta. Stiamo poco alla volta caricando le vecchie puntate anche su YouTube, sul canale Alta Valle Argentina. Quindi chi volesse recuperare le vecchie puntate su YouTube, magari è più facile che andare a cercarle su Facebook. Basta che scriviate Finestra sull'Alta Valle e compaiono tutte quante. Quindi poco alla volta le mettiamo, così chi si è perso qualche puntata
avesse voglia di rivedersi qualche cosa, qualche argomento che gli è piaciuto, sono tutte su YouTube. Ho già Sì, visto che hanno già anche abbastanza visualizzazioni quelle già messe, quindi c'è gente che guarda, bello, bello. va a vedere. E poi diciamo anche che all'interno c'è, a parte le puntate, ci sono un sacco di filmati che Davide ha raccolto negli C'è anni. la roba bella, c'è la roba bella. C'è la roba bella e la roba buona. Bene, Roba Davide, buona. allora questi giorni cosa hai fatto? Sei più andato? Sei Ma qualche... te lo dico per il finale, perché ho tenuto una sorpresina Ah, per il va bene, finale, vai, io ti per il video racconto. Oggi finale. mi sono fatto un giro, non in Alta Val Argentina, ma in Alta Val Nervia. Aia, aia. Vabbè, No, scherzo, scherzo. ho sconfinato, però comunque sia, è sempre bello, ho No, scoperto... non hai sconfinato perché sei stata a Castelvittorio, hai detto, Sì. Vabbè, e Castelvittorio era di 3 ore, quindi però sono voilà, stato voilà. Belli, principalmente in zona Buggio, Rocchetta Nervina, dai. tutti Quindi bellissimi. anche lì bei posti con tante Caspita. belle storie da raccontare e da trovare. Ho incontrato una persona veramente che dopo, pensate, è partita a 11 anni in collegio, è tornata da anziano e ha deciso di riprendere la casa dei suoi genitori, di risistemarla. Mi ha fatto vedere, era completamente piena di immondizia, di cose così, e lì dentro, mentre puliva, ha scoperto le vecchie concerie che c'erano sul fiume e le ha riattivate tutte rimodernandole. Pensa a Bello, te che... bello, Ma bisogna bello. Bello. scoprire, ma poi si trovano. Questo è un sogno, diciamo, di una persona in Val Nervia, e oggi anche parleremo di sogni, no? Sì. Però in Val Argentina. Però in Beh, Argentina a questo punto. allora io direi che prima di parlare, che ci arriviamo poco alla volta, io direi guardiamo un attimo dove andiamo, non lo diciamo, lo guardiamo un attimo. Andiamo, dove andiamo? Guardiamo, io non posso dirlo prima, video e siamo più tranquilli, se no facciamo troppi spoiler. Ecco qui una breve intro, ci troviamo a corte. Però posso dirti una cosa, cioè, la musica mi ha messo un po' ansia. Ma tu sai bene da cosa è presa questa musica, no? Sì, Guarda, vabbè. da cosa? Che figura da ignorante! Non lo so, faccio No! No! l'ignorante! Dalla grande bellezza di Sorrentino. Vabbè, ma non è che se, Incredibile. anche se fosse preso dalla grande bellezza di Sorrentino, però, cioè, mi mette ansia lo stesso, cioè... Eh beh, no, ma perché questo è uno spezzone del video che in realtà poi parte la processione della Madonna del Ciastrejo, quindi Ah, ok, ci non ho stava. messo tutta la processione, guardatela poi su YouTube, c'è tutto il video che è una gran bella processione, tra l'altro.
Siamo a corte, siamo a E corte. siamo a corte, le immagini sono più belle della musica in questo caso, perché il luogo è particolare. A corte, un po', due nozioni su corte, Davide. Corte, allora, corte, chi non c'è mai stato, Corte è un bel paese nel comune di Molini di Triora che insieme a Andagna, Triora e Corte Centrale formano questo trittico di bellissimi centri storici arroccati sulle pendici dei monti dell'Alta Valle, che sono praticamente, penso, tra i paesi meglio esposti al sole dell'intera Liguria, no? Sono veramente costruiti in dei luoghi che dal mattino alla sera hanno tutto il sole disponibile, quindi erano posti ricchi per l'agricoltura. Hanno belle fasce ai lati, il Corte c'ha delle fasce accanto pazzesche, bellissime. E quindi siamo appunto in questo paese che è uno forse anche dei pochi in Valle Argentina a non coi suoi lati sfociare sull'Argentina come fiume, perché ha da un lato il fiume Capriolo e dall'altro il fiume Corte, quindi è incuneato nel finire della valle Capriolo sotto il Monte Monega. E niente, un posto bello, bello sia per il paese sia per tutto ciò che vi è attorno, ovvero ci è appunto il santuario della Madonna del Giastre, un poco distante dal paese, una passeggiata molto veloce ma che porta in un posto molto bello. E poi appunto a risalire tutta la cresta c'è Rocca da Mea, che è una bellissima, sembra un piccolo panettone di roccia sulla cresta, e poi da qua si sale fino alla Loggia, sali ai prati di Corte, sali fino su al Monega, al Garezzo, quindi è un posto che è veramente spettacolare per tutto quanto quello che è intorno. E noi invece oggi restiamo in paese, direi, no? Perché abbiamo una storia da raccontare che invece è in paese. Solo un secondo, ma che. Assolutamente. Sì, quello sicuro. Oltretutto Corte ha delle belle storie riferite anche poi a Triora, perché tanti pensano che faccia parte sia una frazione del comune di Triora. Quando facevo i tour, tanti Sì. lo È pensano perché si vede, cioè da Triora la vedi proprio di benissimo, fronte. è proprio di fronte rispetto a Molini. E poi ci sono tutte delle storie che fanno riferimento, perché poi si affaccia dalla parte della Cabotina, quindi dal luogo delle streghe, i fuochi, questi famosi fuochi che addirittura i soldati tedeschi nella seconda guerra mondiale, nelle lettere scrivevano che vedevano questi fuochi che arrivavano da Corte fino a Triora. Quindi c'è sempre stata questa cosa. E poi si racconta, poi non lo so, almeno così mi hanno detto una volta, che durante il processo alle streghe l'unico posto dove non hanno... Ci sono stati indagati, sembrerebbe essere Corte, Ah, un lì. O luogo un luogo antimagia oppure un luogo di mafiosi, magico. le hanno tenute nascoste. Quindi è un luogo più comunque, particolare. e prima che Triora fosse divisa al comune tra Triora e Molini, Corte effettivamente era frazione di Triora, quindi lo è stata. Ecco. E niente, allora io direi che oggi parliamo di una storia molto bella che però non voglio rovinare parlandone noi. Secondo me è più bello che la racconti direttamente il nostro invitato, no? Perché è una storia molto personale, molto bella, che ci porta a un po' alle origini del nostro programma. Perché Finestra sulla Valle è nata in periodo di quarantena per vedere questi posti, e la storia che raccontiamo è una storia figlia della quarantena, se possiamo dire. Che però diciamo è una bella storia, una storia positiva. E parla di un posto specifico nel paese, un posto all'ingresso del paese che anche qui non diciamo cos'è, lo facciamo dire al nostro invitato, però ho un video che più o meno fa vedere questo posto da attorno, alcune immagini sono fatte anche dall'interno e parlano della piazza all'ingresso del paese, da arrivandoci adesso dalla strada rotabile, che Piazza Casai è stata 2 anni fa rimessa a nuovo, e quindi c'è questa inaugurazione della piazza che secondo me è un momento veramente bello di cos'è un paese, cosa inaugurare una piazza che era molto importante per il paese, ma era una distesa di cemento, era solo cemento, ma invece rendere questo posto più bello, vedrai che festa è per l'intero paese, cioè qualcosa di incredibile, è una delle cose belle appunto di stare nei paesi. Sono emozioni che in città, se fanno una piazza nuova, ci passi e dici ok, bella,
Invece qua era proprio uno dei giorni più importanti della storia odierna di corte, quindi è bellissimo, io direi che lo vediamo e nel mentre mi mangio un po' di pane brusso. Ah, hai capito. Hai capito? Hai capito, old baggies. Thank you.
Che molto trombettista bello. Esagerato! Molto bello! Che festa, eh? Bellissimo. Bello, bello. Bellissimo! Quindi, siamo alla portata principale, abbiamo visto la zona, abbiamo visto questa casa di fronte. Abbiamo visto anche l'ospite. Abbiamo visto anche l'ospite salutare l'alpino. E quindi direi che è ora, no? Eccolo qua. Buonasera ragazzi, buonasera. Ciao Claudio. Grazie per il bellissimo filmato, Davide. Tutte le volte che lo vedo mi commuovo, guarda, tutte le volte. Infatti ti ha fatto guadagnare la cittadinanza onoraria di corte questo filmato. Sì. Di cui vado molto fiero. Ecco, lo so. Voi siete amici di corte, tuo fratello in particolare. Bene, bene. Allora, ti troviamo in un posto non casuale, Claudio. Dove sei? Ecco, in effetti, qui forse potete cominciare a intuire guardando dietro di me quello che c'è, anche se la vedete con la scritta al contrario. Era la scuola elementare che abbiamo frequentato per tantissimi di noi, fino a 40 anni fa. Io, infatti, sono stato non uno degli ultimi, ma io ho fatto tutte le elementari proprio qui nella scuola unica rurale. Questo è un già nome, il nome è bellissimo. Ecco, il nome in realtà l'ho scoperto casualmente io, perché non lo sapeva quasi più nessuno. L'ho scoperto leggendo una pagella di mia mamma. Quando sul frontespizio scuola unica rurale Pietro Crespi Corte. Questo nome scuola unica rurale altro che Columbia University. Altro che Concordia, cavolate varie. Qua sotto è proprio scuola unica rurale. Perché non potevo che portarla dietro sempre. È lo spunto di una storia che
è accaduto, cioè accaduto, insomma, di cui si è venuta a conoscenza proprio un mese fa, durante il periodo del lockdown, della quarantena. Se volete ve la Diciamo, racconto. diciamo quindi un periodo particolare che però ha Sì. dato un'opportunità a te, uno degli ultimi studenti della scuola, Sì. di adesso raccontaci, vediamo un po' cosa È succede. stato del Innanzitutto, scusate, parliamo Dimmi. di scuola e tutto quanto, ma diciamo che qual è il tuo mestiere, Claudio? È Che almeno uniamo giusto. ancora di più Ma no, questi. così Ha ragione chi ci Simone. segue si spaventa, che ha paura poi. No, In beh, effetti io so che i tuoi studenti erano dei bei ricordi, perché la mia compagna ti ha avuto in una gita scolastica e infatti mi ha detto subito: "Oh, ma sì. hai intervistato il professor Alberti". Eh sì, io sono in effetti, sono, perché lo sono ancora, ovviamente, insegnante al liceo a Prodi di Ventimiglia. Ma la storia, appunto, quindi è giusto però quello che ha chiesto Simone, perché se non si sapeva il mestiere che faceva, la storia non avrebbe avuto lo stesso, non avrebbe funzionato lo stesso modo. Insomma, io ho frequentato questa scuola fino al 60. 5, 1965. La scuola, in questo luogo in cui sono, era proprio la nostra aula, l'unica aula in cui c'eravamo 9 alunni, 4 classi, era una pluriclasse. Ecco la foto che avete messo, è proprio la foto dell'ultimo anno della quinta elementare. Io sono quello in piedi in alto, tra l'altro. Beh, era una pluriclasse, quindi il maestro era un maestro unico, e eravamo quattro di quinta, perché eravamo di età diverse, poi ce n'erano di quarta, di seconda, e il maestro era un continuo andare avanti per quelli di quinta e riprendere le cose per quelli degli anni precedenti. Degli anni più insomma, quelli che erano più piccoli, e quindi era un continuo rinforzare le conoscenze e arricchirle. È stata un'esperienza ovviamente magica per tutti noi, tanto perché stavamo qua a corte, e stare a corte significava essere liberi, io abitavo alla cima del paese e, come tutti, scendevamo a scuola. In particolare mi ricordo le stagioni invernali, autunnali e anche primaverili, cioè quelle in cui bisognava portare da casa, ognuno portava un pezzo di legna, uno o due, perché avevamo una stufetta proprio qui dove sono io. E quindi il maestro, quindi al mattino, raccoglieva tutte le nostre legna, tutta la nostra legna, maestro che stava qui, perché questo stabile ha una lunga storia. Questo stabile venne appositamente per come scuola nel 1870. Aveva il piano sopra, questo con l'aula per le bambine e l'appartamento per la maestra. Stessa cosa di sotto, dove, Davide lo sa bene, c'è quello che chiamiamo ancora adesso il dopolavoro, questo in età fascista, perché per molto tempo è stata la scuola maschile. Poi ovviamente si sono ridotte le presenze, quindi è rimasta solo questa qua sopra scuola. Quindi i maestri, insomma, venivano anche da molto lontano. Allora sembrava molto lontano. Per esempio, la maestra di quella foto lì era una maestra che veniva da Vasia, vicino, sopra Imperia. Mi ricordo che arrivava con la 600 al mattino del lunedì, e poi c'era il suo appartamentino qua. Ci stava fino al mercoledì sera, perché noi avevamo giovedì libero. Il giovedì era libero, non il sabato. C'era questa. Noi per A tutte le elementari. metà settimana, Metà settimana, e beh, giusto. andavamo a scuola al mattino, poi a mangiare a casa a mezzogiorno e al pomeriggio.
quindi eravamo occupati un po' tutto il giorno. E, ecco, io ricordo che in quegli anni ero affascinato dalla figura dei maestri. Maestri che arrivavano con la loro cartellina, con delle riviste dalle quali ci leggevano i dettati o ci facevano scrivere le poesie. E per me erano, e anche per i miei compagni probabilmente, era qualcosa di magico. Eh sì, Infatti erano io, dei maghi. eh sì, infatti io ricordo, e che lo dicevo già allora, io da grande voglio fare il maestro, vorrò fare il maestro e vorrò farlo qui a corte. E poi le cose sono andate È cambiato un po' il mondo. ho fatto il maestro, l'insegnante delle scuole medie e superiori fino ad adesso, e questa nel frattempo la scuola, ormai sono passati 40 anni, è chiusa definitivamente. Noi la chiamiamo ancora la scuola, l'aula della scuola, ma in realtà sì, dietro di noi ci abbiamo fatto una libreria, abbiamo messo la lavagna, però non è più scuola. Però per noi è ancora la scuola. E non mi sarebbe mai passato per la mente di poter tornare effettivamente a far scuola ai miei alunni, stavolta non alle elementari, ma del liceo, liceo classico, da qui. Perché è stata proprio quella l'occasione, quella del lockdown, visto che si è attivata la didattica a distanza. E quindi dal 24 febbraio fino fino a 20 giorni fa abbiamo fatto appunto lezione da casa. E io però ero rimasto giù subito. Giustamente perché non si poteva uscire dal comune, scusa. Non si poteva, quindi, infatti. Quando c'è stata la finestra per poter uscire a maggio, immediatamente mi sono precipitato a corte, ho detto faccio lezione da corte. Da corte, non avevo pensato subito ancora alla scuola e l'ho fatto il primo giorno da casa. Poi la famosa la lampadina, ma perché non farlo a scuola? E così in 448 sono venuto qua, ho preparato quel minimo indispensabile per poter fare appunto quest'ultimo mese da scuola. E la cosa, a me è piaciuta ovviamente tantissimo, ma ho scritto, come sapete, quando si scrive così, un post su Facebook, e l'avete letto voi anche, l'ha letto anche le due giornaliste della stampa e del Secolo, e in poco tempo c'è stato un diluvio di richieste, di chiarimenti, di informazioni, che è arrivata fino a voi adesso. Eccolo lì. In effetti, ha portato all'onore della cronaca corte che molti non conoscevano. A questo punto è chiaro che sono quelle storielle che incuriosiscono, lo so, ma per me non è una storiella, per me è proprio vera. Non è stata una cosa così inventata tanto per fare effetto. Io proprio. Il fatto di essere qua adesso, anche qui con voi, cioè per me è sempre emozionante, ecco, perché insomma, questo luogo era rimasto da 40 anni chiuso. Sì, ci venivamo a fare qualche cena, forse Davide e Maurizio sono già anche venuti a mangiare qua Sì, sopra. ma mo molte volte, sì. Esatto, Molte volte, quindi, la sala nobile è rimasta per tutti. esatto. Eh sì, insomma, abbiamo anche quella di sotto, però questa è la più bella. Però riutilizzarla ancora nel suo luogo d'origine, insomma, è stata una bella esperienza, quindi, no? Perché, insomma, ha rivissuto un po' di nuovo nel Poi suo splendore. davvero quell'idea che avevi, quel tarlo di dire farò il maestro, vorrò fare questo e poterlo davvero, anche se in un modo strano, rifarlo proprio nella tua scuola, è troppo bella come cosa. Proprio così, il maestro, io allora qui sulla destra abitava mia nonna in una casa qua che è proprio vicina e a volte stavo lì e vedevo questo luogo, ma ve lo giuro, proprio dicevo quando potrò,
chissà quanta scuola bisognerà fare per diventare maestro, perché ovviamente si pensa. Quindi è Pensiamo stato tanto. sempre, sì, un'idea quella, un'idea che appunto poi si è concretizzata. Perché questo è un luogo questo, ragazzi, che ha una bella storia, ve la voglio raccontare, oltre al fatto della scuola. Perché vi dicevo che nel 1870 è stato costruito l'edificio per le scuole. In realtà poi, e c'è una lapide qua di sotto, prima dell'entrata, 1875. Cosa indica questa data? Indica che in quell'anno è stata istituita una confraternita, quella di Santo Spirito, che praticamente ha acquisito questi locali che sono stati utilizzati certamente prima per la scuola e poi come alloggio per i maestri, ma, e lo sono ancora adesso, luoghi che possono essere utili se qualche abitante del paese, per un qualche motivo, avesse avuto dei problemi alla propria abitazione, che so, un terremoto o qualche guaio familiare che non. Quindi hanno provato in tanti, beh, in tanti, insomma, in parecchi a comprare i locali, ma sono vincolati, non si può. Ancora Bellissima, una adesso cosa è che è rarissima. rarissimo. Fanno parte del comune, ma il comune non può venderli, perché fanno parte della confraternita di Santo Spirito che fa Deve sì rimanere che. alla collettività, non può essere Esatto, privatizzato. esattamente, esattamente. E quindi è un luogo questo per noi molto significativo. Quindi pensare che era stata istituita proprio questa. Costruire, pensate un po', in un paese 150 anni fa, costruire un edificio proprio con questo preciso scopo, che doveva servire come scuola, ma anche come luogo in Di caso emergenza, diciamo. di emergenza. Sì. Sì, beh, allora, come dicevi tu, Davide, prima nel pezzo iniziale, Corte faceva parte del comune di Triore. Corte è stata come Andagna, naturalmente, come Molini, facevano fino al 1903 il comune era Triore. La data però forse più importante del nostro paese, forse Davide non lo sa, adesso glielo è il 1905. Cos'è? Perché quell'anno? Perché quell'anno per la prima volta è arrivata in paese l'acqua. L'acquedotto di Rovegno, che è una località a qualche chilometro da qui, finalmente, con fatiche inenarrabili, tra l'altro esiste anche un libro che guarda caso ho qua davanti, Storia di Corte Triora, tra l'altro lo scrisse un mio prozio, padre Giovanni Alberti, in questo libro racconta tra le tante cose, oltre alla storia del santuario di Corte, anche quelle appunto delle fatiche inenarrabili che gli uomini e anche le donne hanno fatto per poter portare tubi pesantissimi, prima da Molini a Corte, poi da Corte per tutto il tragitto fino a Rovegno, che è notevolmente scosceso e impervio. E immaginatevi cosa può aver significato quel giorno quando prima è arrivata al santuario l'acqua corrente, poi a Corte hanno costruito sei fontane e vedere arrivare l'acqua a casa. Immaginate un paese senza acqua, soltanto per alcune ore. Le morti per tifo fino al 1905 erano tantissime, tantissime, perché l'acqua era quella che si raccoglieva quando pioveva o comunque dalle pozze così. Sì, è stagnante. Esatto. Insomma, sono queste le nostre E storie. visto che l'hai accennato, è particolare l'acquedotto di Corte ancora adesso. Certo, Per una particolarissimo. cosa che assomiglia molto appunto al
alla scuola, all'edificio della scuola. Siete lungimiranti, a corte. Sì, siamo i padroni della nostra acqua. Siamo noi che la diamo al comune e non viceversa. Siamo noi. Giustamente le fatiche dovevano essere premiate. Sì, sì, però è una cosa rara, perché tutti gli acquedotti sono diventati o comunali o di altri enti, sì, e invece Forte è padrona, cioè gli abitanti sono padroni della propria acqua, anche questa è una cosa... Esattamente, esattamente. Assurda. Presidente, lo sai, è Eugenio, presidente dell'acquedotto. Ah, non lo sapevo, non lo sapevo. Vabbè, comunque per dire, sì, sì, siamo... Per certe cose siamo, diciamo, tra di noi ce lo diciamo, un po' speciali, ecco, per certe cose. Lungimiranti, ma secondo me, io dal punto di vista appunto di frequentatore, si vede che è un paese che ha un po' di storia di comunità, perché comunque adesso, tra spopolamento, tra modo diverso di vivere, comunque Corte forse uno in valle il paese dove c'è ancora più un senso di comunità. Credo anche molto, sì, grazie a questo edificio, al dopolavoro, alla scuola, sì, comunque... Un luogo dove tutti insieme, anche la stupidata di vedersi per prendere un caffè, crea coesione, crea qualcosa che in altri posti non c'è. Anzi, poi, visto che ho cominciato, poi mi fermate voi, quando c'è un'altra storiella che proprio a proposito dello spirito di comunità. In questi mesi in cui non si poteva appunto vederci, mi è venuta in mente quest'idea: facciamo alla domenica sera delle dopo lavoro, visto che era il nome del luogo sotto di aggregazione, dopo lavoro online, quindi ci siamo visti e continuiamo a fare ancora adesso, anche se ormai ci possiamo vedere quasi di persona, di presenza, per nei mesi più bui, quelli proprio di marzo, quando le notizie erano terribili, vi ricordate quelle notizie spaventose ogni giorno di 800-900 decessi, era qualcosa di spaventoso quei giorni. E alla domenica sera ci vedevamo appunto con queste modalità appunto online, chi veniva, chi interveniva dal Friuli, chi dalla Lombardia, chi dalla Francia, da tutte le parti insomma. E quindi il nome doveva essere proprio dopo lavoro online. Certo, certo. Perché per noi dire dopo lavoro è lì ancora adesso, anche lì Davide, lo dico sempre Davide perché Davide viene spesso, cioè molto spesso a corte, lo sa che quando diciamo andiamo al dopo lavoro, no, uno potrebbe dire andiamo al bar, e no, è un'altra cosa. È diverso. Eh sì, perché comunque è un luogo cioè è un luogo comune, sì, sì, quindi è uno spazio comune di tutti alla fine. Invece se tu vai al bar comunque è sempre un'attività commerciale, è proprio uno spirito diverso. Voi siete un po' i prototipi anche, come diceva Davide, della comunità solidale, che spesso noi liguri non è che siamo molto associati a questa cosa, quindi tanto siete un po' il prototipo che potrebbe aiutare anche tutto il resto della Liguria. Ne siamo orgogliosi di questo, perché gli altri paesi, ma ce lo dicono chiaramente anche con apprezzamento, non con invidia, dicono ma come fate voi sempre a riunirvi ai sabati, nelle estati, d'inverno anche, ad avere sempre persone che vengono a mangiare, a volte anche solo una minestra di sotto dove c'è il dopolavoro, perché io questo sono proprio sopra il dopolavoro in questo momento. È così, noi siamo persone che aggregano, che non raramente, ecco, una persona... Non si è trovata bene da noi, e anzi, e poi anzi, forse questa non la sa Davide. È peccato che non mi è venuto in mente, se no ve le portavo. Quando noi vogliamo sottolineare, ogni paese è uguale, sicuramente il campanilismo, la nostra, diciamo così, manca. È unicità. Io dico sempre: prendiamo, vi ricordate quei libretti che stampava la Sagep, quella casa editrice ligure, sulle tutte le vallate, dalla Valle Scrivia fino alla Valle alla Val Roia, ne dedicava ognuna alla valle. Valle Argentina. Chi c'è in copertina? Andagna.
Ma il colpo più grosso è ancora un altro. Tu mi dicevi che ho portato la tua ragazza, forse ai viaggi della memoria, dicevi Sì, Simone. esatto. Allora, non so se quell'anno lì o un altro. Arrivo a Berlino, perché andavamo sempre poi a Berlino, tutti gli anni siamo andati sempre a Berlino. Vado a fare un giro in una libreria, lì lì vicino alla Potsdamer Platz, e mi incuriosisce di vedere libri sull'Italia, sulla Liguria. Vedo poi, sapete, così proprio sul dorso di copertina, Die Ligurischen Alpen. Ah, guarda un po', lo sfilo e chi c'è in copertina? Trovarsi a Berlino un libretto con Corte in copertina, beh, mi sono emozionato veramente. Ma è vera, è vera. Adesso poi vi faccio la foto, poi ve la mando. Veramente. Vabbè, adesso ci siamo un po' troppo allargati, però insomma. No, beh, anzi, se lo trovo, ce l'ha anche il titolo. Ah, ce l'ha anche Davide. No, un'altra cosa ancora. Se è questo, Ah. comunque. Lui ci ha messo verdeggia, però. Ah, beh, Beh, io certo. ho ritagliato e ho messo verdeggia, sì. Okay. Ah, ecco. C'avevo una rivista, no, forse non è questo il numero. Non mi voglio far perdere troppo tempo. Comunque, una rivista sull'Alta Via dei Monti Liguri, che parla appunto, fa vedere tutta la Liguria e ovviamente quando deve fare l'introduzione a tutta la Liguria c'era una grande, eccola qua. È inutile, è inutile. L'introduzione di tutta la Liguria, eh? Sì. Prima foto, corte dall'alto. Vabbè, basta. Vabbè, dai. Si vede No, che che poi facevano comunque. poche foto di verdeggia all'epoca, se no non si spiega. Sì. Noi abbiamo dei rapporti, dico noi, abbiamo avuto dei rapporti, direi quasi di parentela proprio, forse più che con Verdeggia, con Realdo, perché per esempio molti cognomi che adesso hanno preso piede qua, appunto il mio, Alberti, Lanteri, Pastorelli, perché io ho fatto una ricerca, una mappa genealogica di tutto il paese, fino al 1820 non esisteva la corte, nessuno. Sono venuti da Realdo e Briga. Le nostre origini sono lì. Briga, Realdo, in parte Verdeggia e poi Corte. Sì. Io mi sono chiesto può essere accaduto in quegli anni, che ha fatto sì che quegli anni che hanno portato molti ad andare via da Briga e poi Rialdo a venire qua. Probabilmente, non ho la certezza, ma è plausibile, potrebbe essere un'epidemia di colera che c'è stata in quel periodo, in Provenza, e anche che ha appunto spinto. Non è che sono arrivati tutti di colpa, però il primo Certo, però. battezzato, il primo matrimonio, le prime morti di questi cognomi che vi dicevo. Li abbiamo proprio nella prima parte degli anni 20-30 dell'Ottocento. Ma io ti posso dire che c'è già una lettera prima del parroco di Briga, e che poi era anche sotto Realdo, tutti quanti, che si lamentava dello spopolamento perché. L'ho trovata, se la trovo poi te la mando anche Claudio, perché io che vengo, i miei nonni vengono da Ciabaudo in Valle Usentina, Sì. tutti i paesi della Valle Usentina, quindi Ciabaudo, Argallo, Zerri, sono stati fondati da lanteri che arrivavano da Realdo, e quindi c'è stata anche lì questa, nello stesso periodo poi oltretutto, Sì, in primi dell'Ottocento, se sono trasferiti anche loro lì e hanno cambiato, hanno fondato tutti questi paesi. E c'è proprio certo. questa lettera che parla, che si lamenta nel vescovo che c'è spopolamento anche per le difficili condizioni Vedi, magari di vedi, vedi, vita. tutti questi tasselli alla fine. Sì, Infatti, noi quindi. per ricordare diciamo così, questa storia. 6 o 7 anni fa abbiamo deciso di andare a Briga. Beh, lì ci siamo fatti portare veramente in macchina, e da Briga siamo Ah, venuti sì, a beh. piedi a Corte.
Beh, abbiamo ripercorso, è chiaro che noi l'abbiamo ripercorsa con una meta precisa, non è che quelli che sono partiti da Brega sapevano già dove andare, ci saranno quelli che si saranno fermati appunto a Realdo, quelli che sono fermati a Verdeggia, noi siamo andati filati da Brega fino. Però siamo partiti proprio dalla chiesa di San Michele, che è la chiesa di Brega, dove sono stati battezzati i nostri avi. Infatti noi abbiamo trovato certificati battezzati nella chiesa iscritti in italiano, perché allora era nostra Brega. Lì, ecco, qui tocchiamo un tasto, Davide. Lo sapevo che usciva, lo sapevo che Andiamo a usciva. finire lì, sappi che io sono pronto sempre, eh? No, perché noi abbiamo l'idea che prima o poi Brega, vabbè, meglio fermarci qui perché non vorrei che poi. No, non diciamola, non confessiamo prima di Però aver fatto l'atto. non ha capito forse già. Sì, no, ho capito. Insomma, prima o poi. E Però, noi ma abbiamo guarda, già un io avamposto, poi. che siete voi lassù. Gli avamposti ci sono. No, gli avamposti ci sono, però non lo so, io sono andato, guarda, diceva Davide, domenica scorsa in Valle delle Meraviglie, che era in Italia, cioè tutto quanto, come la tengono, forse è meglio se rimane in Francia. Sì. Va Guarda che nel così. 1947, quando si è votato per il referendum, la gente di Briga, di Tenda, ha votato non con la pistola puntata per passare No, alla Francia. ma conosco bene le storie. Anzi, so che tra voi di Verdeggia e di Realdo non è che ci sia sempre proprio vero, Davide? Ma si va d'amore d'accordo, dai, da buoni vicini. Beh, nel 1947 mi hanno sempre raccontato che a Realdo, quando si è saputo i risultati del referendum, sono suonate le campane a morto. Ma io pensavo, ma guarda, di che? No, sono suonate le campane a morto perché loro sono rimasti in Italia, Certo. non perché erano dispiaciuti di non essere più in Italia, ma per essere in Italia. E vabbè, si vede che in quei tempi era così. Allora, per darci un po' un aiutino a noi italiani, ritirarci un po' sul morale. L'altro giorno, l'altro ieri sono salito sul Saccarello. A Briga mi hanno messo la notizia: abbiamo aggiustato il tratto di strada che da Colle Ardente va al Tanarello, no? Io anche avevo fatto il posto, ho detto dai, bravi francesi, sono andato, non hanno fatto un belino, hanno aggiustato 5 metri, quindi dai, non diamogli tutti i meriti del mondo, sono come noi, sono come noi. Confezionano meglio, ma poi la sostanza non c'è, dai. Vabbè, ma Noi allora forse abbiamo la sostanza, che è un po' meglio. ecco. Ah, visto che a me mi tocca sempre fare quello che tira le file quando si raggiunge l'orario. Ormai dalle 10:10 quasi. Sì. Siamo Però già. Claudio, adesso che arriviamo sul finale, invitiamo le persone, fai un invito a tutte le persone che non sono mai state a Corte a venire a visitare questo borgo. Perché dovremmo venire a Corte? Già hai detto tanto, ma perché? Io ti sorprenderò, Simone. Io ti dirò, venite ma con cautela. Venite con cautela. Bravo, bravo, bravo. Noi Lo siamo sapevo. contenti che vi piaccia Corte, ve ne parliamo volentieri. Venite ma non tanto, tanto, tanto frequentemente, perché noi ci teniamo alla nostra tranquillità. Privacy. Proprio, no, proprio No, no. perché essendo un paese che funziona bene di per sé, non ha bisogno di gente che ci arriva. Sì, no, è un posto che ovviamente si presta per venire, per fare passeggiate, poi c'è questa passeggiata Passeggiate. bellissima, quella che ha ripreso Davide proprio nel filmato iniziale, quello al santuario, ovviamente, però forse è un difetto, è un limite questo. Per esempio, alla domenica sera, quando molti che sono arrivati se ne vanno, siamo rimasti noi. Siamo più tranquilli, Bello. ci fa piacere che vengano, ma ci fa piacere anche quando se ne vanno. No, no, comunque venite, ci mancherebbe. Dopo No, lavoro, aspetta, è io meglio.
Qui si è ripreso un po' il ligure, qui si è ripreso un po' il ligure. Era fatta in maniera provocatoria perché sapevo che stava lì, però è anche per lanciare a tutto queste, anche tutte le persone che magari ci ascoltano, che molto spesso non bisogna mai andare anche in certi luoghi, sono anche belli proprio perché bisogna entrarci pian piano e non bravo. Arrivare tutti insieme subito e con veemenza anche perché si sono mantenuti proprio anche per questi magari atteggiamenti che a volte possono sembrare scorbutici da un certo punto di vista, ma hanno mantenuto quell'autenticità ancora oggi proprio anche per questo. Però ti aspettiamo, Simone, perché io non ti ho mai visto. Io sono già venuto. Immagino, però insomma tu sei ben accetto, molto ben accetto, ovviamente. Okay, grazie. Assolutamente, verrò presto. No. Sono venuto. Davide, non vieni adesso già. No, sei venuto a vedere la campagna? No, settimana scorsa sono venuto. Ah, ma sei andato là in campagna? Sei andato? No, siamo arrivati dopo cena, siamo venuti lì dopo lavoro. Dovete venire a vedere adesso quello che perché non ci conoscete più, assolutamente. È diventata una vigna spettacolare ormai. Poi ne parleremo magari una volta con Eugenio. Ormeasco, fra 2 o 3 anni si beve. Cambia nome e diventa Corteasco. Poi sì, potrebbe essere. Sì. Professore, ci ha raccontato una storia bellissima, ci ha raccontato. Mi ha fatto piacere che vi abbia interessato. E soprattutto è una storia vera, ecco. Una storia vera è una storia di un sogno da bambino che si realizza in un momento che invece era fortemente negativo. Un momento fortemente negativo, ma anche a volte il mondo è strano e anche nel momento che magari uno pensa di no, anche i sogni possono realizzarsi. Sì. Ti aspettiamo in un'altra puntata, sicuramente. Dove parleremo di briga e tutto. Sì. No, ma faremo la diretta dell'invasione della camminata. Abbiamo già tutto pronto, Davide. Mi raccomando. Bene. Grazie mille. Resta lì, ci salutiamo a fine puntata dopo. Va bene. Okay. Grazie Claudio. Arrivederci. Bene. A scuola, nella scuola abbiamo fatto una gran bella lezione, così abbiamo parlato un po' di tutto, di corte. È stata sicuramente una bellissima lezione, una bellissima storia su un altro borgo bellissimo della Valle Argentina, che è anche bella questa cosa. Oggi vedevo la differenza tra Valnervia, che siamo in chiusura, no? E tutte le frazioni che ci sono in Valle Argentina rispetto alla Valnervia, per dire, alla fine sono due vallate confinanti, ma hanno questa differenza, perché la Valnervia ha le sue borghi principali. La Valnervia è meno ripida, quindi se te anche la campagna a 2 o 3 chilometri e tornare a casa, lo fai volentieri. Ma l'Argentina fare avanti, indietro, su e giù, che è molto appesa, e allora poco alla volta i borghi servivano, no? Dice, almeno non mi devo fare tutta la strada fino a Triona, sono a corte, sono già di qua, e poi c'era appunto il buon clima, quindi si poteva coltivare in tanti posti, allora nascevano tanti abitanti. Tanti che adesso, peccato che sono troppo vuoti ultimamente. Però se la vi, ma questa riapertura della scuola porterà conseguenze. Più studenti. Bene, allora, grazie a tutti per averci ascoltato anche questa sera. Noi vi aggiorneremo, ma molto probabilmente d'ora in poi saranno ogni 2 settimane le nostre dirette, in modo che possiamo andare avanti a cercare gli argomenti e mettere anche insieme tutto quanto, che adesso siamo in un periodo tutti quanti molto più indaffarati. Però ci fa sempre piacere continuare a tenere aperta la nostra finestra. Quindi, Davide, ci vediamo fra 2 settimane. Sì, e niente, quello che mi avevi chiesto all'inizio, cosa avevo fatto in questi giorni, no, mi l'altro
Ah, ok, vabbè, allora. No, 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 dicelo, vabbè, dicelo. me ne vado, certo. E niente, appunto, ero ieri, l'altro ieri, ero in cima a Saccarello per girare un documentario sui rododendri. E siamo arrivati, come io e Claudio Cecchi, che c'era un tempo veramente tremendo di nebbia assurdo. E al momento del tramonto, invece, è successa una cosa che ho fatto un piccolo clip corto, corto, corto. Poi farò il video più lungo, ma è stato un momento, gente, che. Non ce n'è, non ce n'è nell'universo. Posto più bello del mondo, il Saccarello. Alla prossima! Thank you.